Eccoci, seconda parte di 7 in punto. Parliamo di una prelibatezza del nostro territorio. Come sapete, in Veneto il radicchio è sovrano, ce ne sono molte varietà. È molto conosciuto il radicchio di Treviso, quello tardivo, precoce, ma oppure la rosa di Castelfranco, ma ci sono altri radicchi che è sbagliato definire minori, magari meno conosciuti, altrettanto buoni, altrettanto con un marchio IGP, il Chioggia e il Verona, l'oro rosso della Bassa. Oggi proprio vi vogliamo parlare del radicchio di Verona. E per parlare del radicchio di Verona, qui con me questa mattina è Cristiana Furiani, che è presidente del Consorzio Radicchio di Verona IGP. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. È il figlio più piccolo di questa rosa di radicchi veneti col marchio IGP? Esatto, allora il radicchio di Verona è un radicchio storico altrettanto quanto gli altri radicchi. È stato l'ultimo che ha ottenuto appunto l'identificazione geografica protetta. Il radicchio di Verona l'ha ottenuto nel 2008. Perché? Beh, è stato un iter lungo per diciamo, ottenerla, nel senso che devi ovviamente dimostrare la storicità, ma soprattutto deve esserci qualcuno che si prende l'incarico di andare e presentare tutta la documentazione spiegando quali sono esattamente le zone di produzione, le caratteristiche che deve avere il prodotto e appunto la storicità, cioè il fatto che questo prodotto è presente da tanto tempo. Si chiama radicchio di Verona, no? L'oro rosso della Bassa, però non è prodotto soltanto a Verona. Esatto, il disciplinare stabilisce come zona di produzione i comuni all'interno delle province di Padova, di Verona e di Vicenza. Sono all'incirca 60 comuni. Caratteristiche di questo oro rosso. Allora, la caratteristica più evidente è la forma ad ovale, quindi tipo ad ovetto, leggermente allungato, quindi si differenzia dagli altri proprio per questo. Questa costa bianca molto evidente, molto particolare. E poi, insomma, il sapore, un sapore amabile, leggermente amarognolo, soprattutto dopo diciamo, l'inverno un po' freddo. E diciamo, il fatto che è povero di calorie, ma ricco di sali minerali e di vitamine. Quindi, insomma, la caratteristica principale è quella che fa molto bene alla salute. Quando si fonda un consorzio, la finalità è quello sia di tutelare un prodotto che ottiene un marchio, ma anche cercare di promuovere questo prodotto nel paniere delle eccellenze, no? Enogastronomiche di questo territorio. Quali sono gli impegni proprio del consorzio del Radicchio di Verona IGP che, ripeto, insomma, si è certificato in tempi diversi rispetto al più famoso e blasonato di Treviso, che lì insomma c'è una storia di promozione probabilmente che lo rende conosciuto nel mondo, ma noi che viviamo in Veneto sappiamo che ci sono vari radicchi e che possono soddisfare gusti diversi. Allora, diciamo, è vero, il radicchio di Verona è arrivato per ultimo e appunto da lì il consorzio nato nel 2011 ha la funzione di farlo conoscere, di valorizzarlo, di dire ci sono anch'io, sono altrettanto buono, ho caratteristiche particolari e i periodi in cui il prodotto è, diciamo, disponibile. Ecco, il consorzio dà un supporto ai produttori nel certificarsi e fa la promozione in Italia e all'estero per appunto dare visibilità al prodotto. Diciamo, noi creiamo anche ricettari per diciamo, dire alle persone come consumarlo, partecipiamo a fiere per dargli visibilità e ecco, diciamo, tutto quello che è la promozione e la valorizzazione del prodotto. E tra l'altro, ecco, una funzione importante del consorzio è anche il controllo, cioè andare a controllare che chi vende un prodotto e lo chiama radicchio di Verona abbia seguito l'iter di certificazione, quindi siamo attenti anche alle frodi. Abbiamo un ispettore vigilatore all'interno del consorzio, il quale verifica appunto all'interno dei vari supermercati o dei punti vendita se il prodotto ha seguito l'iter, quindi insomma una maggiore tutela al consumatore. Tu acquisti un radicchio di Verona IGP e sai che questo prodotto è stato coltivato in Italia, in queste province. Quanti sono i produttori certificati? Allora, attualmente abbiamo circa 28 aziende all'interno del consorzio tra produttori,
confezionatori, quindi le aziende che lo ritirano dai produttori, lo lavorano, lo mettono nelle cassettine e lo vendono, e poi abbiamo anche dei trasformatori. Quindi abbiamo già diverse aziende associate, le quali una per esempio fa il radicchio essiccato e lo vende proprio essiccato, pronto per essere poi utilizzato per fare risotti e altre cose. E abbiamo un altro trasformatore che fa per esempio delle salse, sia dolci che salate, di radicchio. Ecco là. Per esempio lui fa delle marmellate di radicchio. Il radicchio di Verona è molto buono anche mangiato con i dolci. Perché ha questo sapore amarognolo che però non è, che poi diventa dolce, no? Questa è la Noi caratteristica all'interno del del... radicchio di Verona. Scusami, ti stavo interrompendo. All'interno del consorzio lo definiamo amabile, perché non è proprio esattamente amarognolo, cioè leggermente amarognolo perché ovviamente è la caratteristica del radicchio, però la croccantezza e soprattutto il sapore da dicembre in poi non è proprio esattamente amaro. E quindi, per esempio, la crostata, il radicchio di Verona, il gelato radicchio di Verona sono prodotti buonissimi, quindi si presta veramente anche nel dolce. Quanto è importante quando si ha un prodotto di questo genere che, per carità, ha raggiunto la certificazione IGP in tempi relativamente recenti, pur esistendo da tanto tempo, ma quanto è importante proprio per suffragare l'IGP anche abbinarci delle proposte di trasformazione? Perché insomma, come viene prodotto in maniera di qualità sembra quasi scontato, no? Quindi per promuovere la materia bisogna solleticare il mercato. Quindi Certo. quello che lei ha elencato, la marmellata piuttosto che queste salse, addirittura questa cosa delle foglie essiccate mi ha fatto accendere una luce perché io che non riesco a fare la spesa con quotidianità, alle volte mi ritrovo, e sono un amante di insalate varie, mi ritrovo che non ho la materia prima, però il fatto che sia essiccato è una buona Certo, variante. no, è importante. Il fatto di avere diciamo, altre possibilità di consumo sul prodotto aumenta la sua visibilità, aumenta ovviamente per noi la promozione. Quindi è diciamo, il messaggio che arriva al consumatore, il prodotto si può utilizzare in molti altri modi. Questo radicchio essiccato, io l'ho provato più volte, è facilissimo fare risotto. Per esempio tu lo metti nel brodo, lui ritorna al suo stato naturale e in un attimo hai il risotto pronto. Però devo dire che il radicchio di Verona, una volta comprato anche grezzo, semilavorato, insomma, nella cassettina allo stato normale, tu lo metti in frigo, ti dura anche una settimana. Si può Quindi, congelare? no, Ah. congelare no, però ecco, io per esempio se faccio il sugo a radicchio lo congelo il sugo, infatti metto via magari diverse ciotoline e poi lo metto in freezer e lo scongelo e ci faccio magari la pasta in un attimo, quindi io congelo magari il sugo, però Sta diffondendosi la conoscenza di questo tipo di radicchio laddove magari sono arrivati prima i radicchi più conosciuti, cioè piace all'estero, nel mercato nazionale. Io ho amici del centro-sud Italia che quando li vado a trovare mi dicono: mettiti in valigia, radicchio di tutti i tipi. ma allora sì, diciamo che il fatto di andarlo a promuovere ovviamente sta dando i suoi frutti, quindi è sempre più conosciuto. La funzione è proprio quella, non, cioè, i veneti lo conoscono e lo apprezzano, però al di fuori del Veneto effettivamente la grande promozione fatta dal radicchio di Treviso stava facendo passare un po' diciamo, stava facendo un po' dimenticare che esiste anche quest'altro prodotto, quindi la promozione appunto serve per dire esiste anche lui e sta dando veramente frutti interessanti perché per esempio soprattutto in Germania è un prodotto molto apprezzato, ma perché comunque di fatto il consumatore ama anche avere più possibilità, no? Ha la possibilità di scegliere tra vari Anche di prodotti, di mescolarli. mescolarli, cioè, poi si prestano diciamo, anche a piatti diversi. Io per esempio faccio veramente i mix, quindi mi mangio il Castelfranco con il radicchio di Verona, il Treviso lo faccio ai ferri, il Chioggia ci faccio la pasta, voglio dire, sì, il radicchio di Verona per esempio in insalata, essendo appunto un gusto particolare, è buonissimo, lo mangiano volentieri anche le mie figlie, quindi insomma anche ai Anche i bambini bambini col gusto ha amabile, un il gusto gusto amabile che si amabile riesce a far a apprezzare anche ai, diciamo, ai più piccoli. In vista di questa promozione, quindi di tutto un percorso, no, sempre più qualificato di questo
questo prodotto? State pensando anche a incentivare la produzione? O ci sono già dei produttori che ancora non fanno parte dell'IGP? E che, perché c'è sempre, no, questa solita diatriba, questo vale anche per il tardivo. Esatto. Ci sono dei produttori certificati e dei produttori che producono quasi seguendo le stesse regole del disciplinare, no? Però che non aderiscono al disciplinare perché magari ci sono sempre degli elementi che in qualche modo, però il prodotto è assolutamente di qualità. E dovete incrementare la produzione, dovete convincere dei produttori a rientrare nel meccanismo della certificazione, insomma, quali sono le spine della vostra attività? Stai preparatissima, veramente l'argomento? Allora sì, diciamo che lo scopo del consorzio è anche quello di andare dagli agricoltori e appunto cercare di convincerli a seguire l'intera. Che costa un po' di più, però c'è un vantaggio. No, allora, il fatto è che comunque sparisce, cioè se tu non segui l'iter non lo puoi chiamare radicchio di Verona, se tu lo chiami radicchio ad ovale, come alcuni si sono inventati, radicchio semilungo, è un prodotto che sparisce perché perde la sua identità. Ed è un peccato. Ed è un peccato, quindi è importante che il produttore capisca, e stiamo lavorando molto su questo, che è importante mantenere il nome proprio per dare continuità al prodotto, ma soprattutto dare al consumatore la garanzia della provenienza e il calibro, perché tu nel momento in cui fai un IGP e segui un disciplinare lo devi calibrare, raccogliere in un certo periodo, calibrare in un certo modo, quindi avremo tutto un prodotto omogeneo all'interno dei punti vendita, e questo è, diciamo, per il consumatore sicuramente qualcosa in più. Perché i produttori, qualche produttore nicchia di fronte all'idea? Perché ci sono dei costi? Allora, per una questione di scetticismo? C'è tutto, c'è veramente un po' tutto. Anche tra i giovani produttori? Ma allora, perché lei poi tra l'altro è un produttore, no? Sì, certo. Ma io in quanto produttore, quando hanno dato il riconoscimento, sono stata la prima azienda in Italia a partire con la certificazione. Perché per me il fatto di poterlo chiamare Verona, cioè continuare a chiamarlo Verona, non chiamarlo più Verona, per me sarebbe stato impensabile. Ecco, da un punto di vista imprenditoriale, qual è stato, appunto, parlando della esperienza della sua azienda, qual è stato il plus dato dalla certificazione? Ma il fatto allora di poterlo chiamare radicchio di Verona e poi il fatto di dare al consumatore appunto una certificazione. Io ti garantisco questo prodotto in quanto IGP, quindi ti garantisco la zona di produzione, ti garantisco che dietro c'è un'azienda certificata, perché per fare l'IGP devi avere un minimo di certificazioni, ovviamente, insomma, ambientali. Ma sono le certificazioni di legge. Di qualità. Le certificazioni minime di legge, i requisiti minimi, però voglio dire, tu vai a dire al consumatore, sono un'azienda controllata e certificata, quindi ti garantisco appunto la zona, ti garantisco che raccolgo il prodotto, una certa quantità di prodotto con delle determinate caratteristiche in determinati periodi, quindi insomma c'è comunque dietro una tutela maggiore al consumatore. E per me questo, essendo che lo faccio di prassi, poterlo dichiarare era un valore aggiunto, bollino su, certo, qualcosa che su già qualcosa, era, cioè, già esistente. E come dici tu, lo fanno già in tanti, non è un costo, è un costo veramente minimo quello della certificazione. C'è un po' lo scetticismo, c'è un po' che si devono un attimo riorganizzare queste aziende, quindi insomma sono fiduciosa che un po' alla volta un po' le aziende capiscano l'importanza e si iniziano a certificarsi. Il radicchio di Verona è imitato in qualche altro paese a parte l'Italia? Perché c'è qualcuno che tenda di spacciare per radicchio di Verona, non so, una cicoria rossa? Ma allora sì, per esempio l'Olanda, che è la produttrice di seme, aveva iniziato l'iter, sembra, ora poi non ho mai approfondito, ma sembra che abbiano iniziato loro volta l'iter di richiesta di riconoscimento di radicchio di Verona IGP. Se l'avessero ottenuto loro non l'avrebbe potuto ottenere l'Italia. Quindi, che sarebbe, insomma, stata una beffa, certo, in quanto, assoluta. Assoluta, infatti, ecco un altro motivo per il quale è partita questa richiesta, è stato questo, cioè un prodotto che noi produciamo da sempre, comunque insomma dal 1700 ci sono chiari documenti che evidenziano appunto la presenza di questo prodotto, perdere un prodotto così storico e così buono sarebbe stato. E poi voglio dire, si chiama Verona, quindi è il nostro prodotto, più chiaro di così, insomma. La sua storia imprenditoriale, la sua azienda
È focalizzato in esclusiva sul radicchio di Verona IGP, tanto per capire se quando uno si specializza deve puntare a quel prodotto principale oppure deve abbinare altre produzioni. No, no, allora, la mia azienda in particolare produce tutti i tipi di radicchi, noi però facciamo solo radicchio, quindi produciamo da sempre, dagli anni 70, tutta la gamma di radicchi. Il radicchio di Verona è radicchio che mi sta, diciamo, forse un po' più a cuore rispetto agli altri, perché è proprio la produzione della Di mia casa. zona, di casa, perché abbiamo l'azienda Verona, però diciamo, produciamo e commercializziamo tutta la tipologia di radicchi. È bello però anche, allora, io perché sono comunque una cooperativa agricola, ho vari produttori associati e ogni azienda produce una tipologia di radicchio. Per i produttori invece è bene specializzarsi, quindi il produttore che è Voi siete nella zona di un'associazione Verona, di sì, produttori, quindi essendo una cooperativa. esatto. Quindi però il produttore che si specializza nel radicchio di Verona, come nel radicchio di Chioggia, nel radicchio di Treviso, è importante secondo me. Il radicchio di Verona, che stagionalità ha? Perché magari noi siamo abituati a vederlo, perché la fortuna, no, di vivere nel territorio che regala, grazie anche alla capacità di chi coltiva e all'invenzione di chi coltiva queste insalate, questi radicchi, sembra tutto scontato, no? Poi magari al supermercato facciamo fatica a distinguerlo, però quando facciamo mente locale abbiamo le varie forme, no? Di tutta questa abbondanza. In che periodo il radicchio di Verona viene prodotto? Lo si deve comprare nei mercati? Lo si deve trovare? In quale periodo bisogna rinunciarvi? Perché sembra che ci sia tutto l'anno, no? Il radicchio, Quando l'insalata. si trova, non bisogna mai, l'appello è quando lo trovate, compratelo, non bisogna mai rinunciare a Beh, mangiare radicchio. questo è assolutamente. Vabbè, no, Quindi è un questo dal mio periodo punto di tutto vista che cioè, imprenditoriale. è un prodotto che c'è tutto No, 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 il l'anno. radicchio di Verona ha una stagionalità precisa, il radicchio di Verona IGP viene raccolto dal 1° di ottobre diciamo, a fine febbraio, c'è il tipo precoce che appunto è ottobre-dicembre, dal 15 di dicembre a 28 febbraio, poi fino a febbraio, primi di marzo viene raccolto il tardivo, quindi sono le due. E poi diciamo quello di febbraio viene messo in frigo, viene frigo conservato e viene commercializzato fino a maggio, fino ai primi di maggio. D'estate niente radicchio. In estate il radicchio di Verona IGP non si può fare nella nostra zona, nella zona di Verona. Considera che questi 2 mesi di cella frigorifera a radicchio lo rendono ancora più buono, più rosso e più croccante, perché proprio all'interno Beh, è il freddo, il no? freddo L'elemento che all'interno fa della la cella, bontà del certo, radicchio di ogni specialità. avviene proprio un processo all'interno che lo rende ancora più croccante e più buono. Che fa parte del suo iter di produzione, Certo. magari uno dice lo mettete in cella per poterlo vendere fino a maggio, no? Sì, no, 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 Sgomberiamo. certo, viene fatto per quello, però questa frigoconservazione lo rende più buono, perché una volta il radicchio di Verona venivano fatte le motte di terra, ne ha fatto il processo ancora, alcuni agricoltori molto bravi lo fanno ancora ora, c'era questo processo che si chiama imbianchimento, quindi veniva raccolto, veniva messo da una parte o all'interno delle stalle o in campagna, coperto con della paglia, nei 20 giorni più o meno, ora magari qualche agricoltore che mi sente mi sgriderà, perché Vabbè, magari il insomma, in periodo un può non essere periodo precisissimo. abbiate. C'è un periodo nel quale marcisce esternamente e rigermoglia Un po' come il tardivo che internamente. lo mettono nelle vasche d'acqua. Diciamo che è un processo simile, esatto, perché il processo è lo stesso, quindi c'è un germoglio interno e il sapore è veramente meraviglioso. C'è questo diciamo, radicchietto che rinasce, questo proprio germoglio che rinasce. Ecco, quello che viene fatto all'interno delle celle frigorifere è un processo simile, non è l'imbianchimento, però alla fine c'è questo, diciamo, questa parte esterna che marcisce e la parte interna che rimane molto croccante e molto dolce, Quindi la quindi tecnologia aiuta anche a aiuta migliorare la molto. qualità Certo, sì, degli alimenti. la manodopera e i Va costi, bene, insomma, ne tradizioni fanno, antiche, ma certo. bisogna applicarle all'innovazione moderna. Ma anche per una questione di quantità a farlo in campagna, questo processo sarebbe veramente costosissimo. Quindi alcuni agricoltori lo fanno ancora, però insomma, fatto in frigorifero riesce a garantire più quantità. Lei ha parlato del tema costo e io da quelle poche volte che vado a fare la spesa, però insomma c'è. Si osservano i prezzi e devo dire che il radicchio di Verona, non perché lei è qui, ma è un dato oggettivo, c'è il Chioggia che costa meno di tutti, poi c'è il Verona, poi c'è quello di Castelfranco e già inizia lì a essere preoccupante la reazione del portafoglio, poi si va
Ecco, c'è il precoce prima, poi c'è il Castelfranco e poi si arriva al tardivo. Quindi è anche un radicchio di qualità accessibile. Sì, a dei prezzi accessibili. Ovviamente, a differenza del radicchio di Tardivo, il radicchio di Verona riesce a produrre più quantità in campagna, quindi a costi inferiori, insomma, è per questo che è più accessibile come prezzo. Non è meno buono, ma è più accessibile. E poi una, come si dice, non so come si chiama, un gambo, come un radicchio, no? È diviso in un cespo? Un cespo, ecco, esatto. Un cespo è più ricco del cespo del Tardivo. hanno caratteristiche diverse, usi diversi, però insomma sì, diciamo è proprio una questione anche di quantità che produci per ettaro e anche appunto del sistema che viene utilizzato per appunto renderlo così dolce il Tardivo, c'è questo processo. Torniamo subito dopo la pubblicità, continuiamo a parlare dell'oro rosso della Bassa, il radicchio di Verona IGP, a tra pochissimo, grazie. Siamo tornati in studio, con noi questa mattina Cristiana Furiani, presidente del Consorzio Radicchio Verona IGP. Stiamo parlando di questo oro rosso della Bassa, che però non viene prodotto soltanto a Verona, ma anche un po' a Vicenza, un po' a Padova. Esatto, le zone del disciplinare sono queste tre province. Però nasce a Verona. Ma è un prodotto scaligero. Sì, no, nasce, diciamo, se hanno dato l'identificazione geografica a tutte e tre le province è perché esiste una storicità anche nelle altre province. Che risale al 1700? Potrebbe sì, ora ovviamente sì, i testi parlano dell'area Veneto in queste tre province come, diciamo, zone di produzione. Poi voglio dire, alla fine sono tutti comuni confinanti. Quindi, della fascia bassa, sì, della quindi fascia bassa veronese, esatto, basso vicentino, esatto, e basso padovano, esatto, potremmo, esatto, fare questa sintesi. Esatto, infatti il fatto che è l'oro rosso della Bassa, proprio perché, esatto, sono tutte ma le zone della Bassa. Si sta parlando oggi di territorio delle basse, no? Proprio per identificare come si crea una nuova geografia territoriale che segue un po' l'andamento dei prodotti o delle caratteristiche anche del territorio. La terra dove nasce il radicchio di Verona ha delle caratteristiche particolari? È un terreno molto ricco di sali minerali, di sostanze organiche, è un terreno molto importante, infatti vedi queste terre diciamo scure, appunto ricche di acqua, perché sono comunque zone dove c'è molta acqua, ma che dà, diciamo, la caratteristica particolare al nostro prodotto è soprattutto il clima, quindi queste estati calde e questi inverni freddi, queste nebbie, questa umidità dà la caratteristica al prodotto, quindi è l'insieme, cioè il prodotto diventa così perché c'è il terreno con il clima e creano in queste zone questo prodotto particolare. Un clima però che sta cambiando, è sempre più bizzarro, e ci sono periodi estremamente caldi, poi fa freddo, piove poco. Voi risentite di questo andamento climatico o è una variazione climatica che si avverte solo in città e magari in alcune aree di campagna c'è una sorta di microclima che rimane uguale a se stesso? No, allora ne risentiamo molto. Ovviamente il lavoro del produttore, allora quello che dice sempre mio padre è chi comanda è il tempo, infatti al prodotto le caratteristiche di colore e di sapore le dà soprattutto il clima. Allora è ovvio che se abbiamo un inverno molto freddo hai un po' meno quantità, però hai un prodotto molto più buono, quello sicuramente. Se c'è caldo, le aziende più organizzate lo raccolgono con un po' di anticipo e lo mettono in frigo, quindi si riesce ovviamente a compensare con la tecnologia a magari il mancato freddo, diciamo. Mi sembra di aver capito che la tua è un'impresa a conduzione familiare, cioè che risale a tuo papà, forse non so, sì, ai tuoi nonni. Certo. Perché hai deciso di continuare l'attività, no? Perché magari non è neanche semplice. Ma allora, diciamo, è passione. Fin da piccola mi appassionava seguire un po' mio padre quando andava dai produttori, quando andava in campagna. E in maniera quasi automatica mi sono ritrovata all'interno dell'azienda.
diciamo, in maniera quasi, diciamo, automatica, ma veramente con molto sacrificio, abbiamo creato io con altri operatori del settore, quindi ci sono anche altre aziende nel settore che comunque producono, confezionano radicchio, abbiamo creato questo consorzio. Diciamo, l'amore per il radicchio, l'amore per la nostra terra, il fatto comunque di sentirlo molto questo lavoro. Non è assolutamente. Il fatto di essere una donna non mi pesa, a volte avvantaggia, a volte ovviamente in quanto donna, in quanto mamma devi fare dei sacrifici, però insomma il lavoro all'aria aperta, il lavoro a contatto con i produttori, il lavoro con il prodotto vivo è bello. Si dice che è un po' uno dei problemi del miracolo del Nord-Est, che non è più un miracolo, fatto salvo ovviamente, fatta salva la crisi economica, è il difficile passaggio generazionale, no? Che magari quei padri che hanno determinato il miracolo del Nord-Est, che si sono inventati anche dei prodotti, anche in campo enogastronomico, che poi sono diventati, tra virgolette, dei brevetti, faticano magari a lasciare il timone o a condividere con i figli le soluzioni che possono essere più moderne, più innovative, all'avanguardia. È vero, non è vero? Questo sia come imprenditrice, produttrice, ma anche come presidente poi del consorzio di produttori, perché secondo me è più difficile. È difficile essere una donna a fare il presidente del consorzio, che è Ma c'è l'imprenditrice. anche un'altra donna che collabora con me, che è nel consiglio, e quindi insomma diciamo che invece no, ci siamo trovate da subito bene, buonissimo rapporto con i produttori, quindi non ho trovato grande difficoltà. Il passaggio generazionale, diciamo, allora non è ancora avvenuto, mio papà ha Vabbè, chiaro, ancora però molta energia. c'è una condivisione, una concertazione, Sì, c'è si è molta come essere condivisione. soci di Ma un'azienda. in realtà sì, c'è, cioè, questa grande fortuna, almeno all'interno della mia azienda, diciamo c'è una grande collaborazione, quindi mi sento parte proprio dell'azienda. Sarà una cosa, insomma, ora magari vedremo in futuro, però nel senso che non sarà una cosa così Quanto è anche difficile. importante, oltre a coltivare il prodotto in tutti i sensi, a saperlo comunicare, saperlo piazzare nei mercati, cioè bisogna fare marketing, web marketing, comunicazione, insomma bisogna essere manager. Certo, è importantissimo. La comunicazione e saperlo comunicare è importante. Essere intanto appassionati, cioè fare questo lavoro, dire ok, commercializzo l'ortofrutta, adesso in questo caso noi siamo specializzati nel Chiaro. radicchio, devi comunque amarlo il prodotto e poi saperlo comunicare, saper comunicare tutto quello che è questo prodotto, perché no, non è solo un cespuglio, un cespo di radicchio, ma è tanto di più, appunto come dicevo prima, ha tante caratteristiche. Fa veramente bene alla salute, mangio veramente quantità industriali, quindi è giusto comunicare al consumatore, è un prodotto che puoi consumare crudo, puoi consumare cotto, e comunque anche il marketing, come dicevi tu, la presentazione del prodotto in un certo modo, il fatto di andare a dire il prodotto, è così perché viene seguito questo iter, ti do comunque la garanzia di un prodotto italiano, ecco, tutto l'insieme è importantissimo, è, diciamo, fondamentale. Ovviamente alla base deve esserci una produzione seria, deve esserci un buon prodotto. Tu prima parlavi delle caratteristiche salutistiche, perché indubbiamente la verdura, in questo caso l'insalata e il radicchio, sono veramente un toccasana per la nostra salute, non lo diciamo noi, lo dicono i nutrizionisti, le famose 5 porzioni, no, di frutta e verdura. Verdura al giorno. Quanto questo tipo di alimentazione, che poi è l'alimentazione mediterranea, sta arrivando e in un momento di crisi riesce ad arrivare anche perché ha dei costi più accessibili, perché tutti, no, vorremmo mangiare più frutta e verdura, qualche volta magari si finisce su prodotti pseudo-industriali, così per risparmiare. Allora, un po' alla volta stiamo arrivando, cioè, allora, la comunicazione del fatto che la frutta e la verdura fa bene, diciamo, è Sta importante, filtrando. sta filtrando, ancora c'è ancora moltissimo lavoro da fare perché la pubblicità dei prodotti ingannevoli è molto forte, molto più forte del fatto che la frutta e la verdura fanno veramente bene. Ecco, per chi è in questo mondo è Soprattutto chiaro. la verdura, perché uno si mangia un quintale di radicchio, non credo che possa avere delle Assolutamente. No, no, controindicazioni. antociani, vitamina C, aiuta la digestione, stimola la diuresi, addirittura adesso vengono fatti addirittura dei precotti
infatti viene utilizzato anche per, in estetica, per la cura dell'acne, quindi insomma ha veramente un utilizzo talmente ampio che non può far male. Però ecco, la comunicazione è importante perché le multinazionali che propongono prodotti alternativi sono forti, quindi la loro comunicazione arriva prima della nostra, che siamo ancora piccoli e poco uniti. Anche Però il lo scopo. consumatore, se è informato, può fare la differenza. Ma certo, assolutamente. Se il consumatore è informato, guarda, il consumatore è attentissimo, è solo condizionato in maniera sbagliata. Cioè, il consumatore, quando io vado alle fiere, perché noi partecipiamo a fiere mondiali, ma Certo. partecipiamo anche alle piazze, alle fiere di piazza, quindi andiamo dalla signora Maria al buyer della grande Internazionale. azienda, della multinazionale. E quando alla signora Maria comunichiamo che il radicchio ha queste caratteristiche, la signora Maria lo C'è una acquista. comunicazione rossa che mi arriva anche dalla regia, mi dicono che devo chiudere. Io ringrazio Cristiana Foriani, Presidente del Consorzio Radicchio di Verona IGP, l'oro rosso della Bassa. Ringrazio voi per essere rimasti con noi anche questa mattina. Speriamo di avervi fornito delle informazioni utili. Grazie, arrivederci.